quasi come se fosse impegnato a valicare il confine tra la Serbia e la Bosnia-Erzegovina, inseguito dai croati, o tra il Pakistan e l'Afghanistan, inseguito dai talebani, o tra il Messico e gli Stati Uniti, braccato dagli americani. E invece no! Lui, Giovanni Lo Buio, è stato sorpreso in Sicilia, nell'entroterra, in provincia di Caltanissetta, a Vallelunga, il paese del duca Pratameno. Caramba, che sorpresa, quando i carabinieri hanno sollevato il sedile passeggero dell'autocarro di Lo Buio. Armi e munizioni, eccole qui, su di un tavolo. Una pistola Walther PPK calibro 8, poi, pensate, 1344 cartucce calibro 357 Magnum, 38 Special, 7,65 e 6,35. Giovanni Lo Buio, 48 anni, incensurato ed insospettabile. Lavora come venditore ambulante con il suo Fiat Iveco, che si è rivelato un carico di armi. I carabinieri della stazione di Vallelunga Pratameno e della compagnia di Mussomeli hanno sorpreso il mezzo a quattro ruote parcheggiato sotto la casa di Giovanni Lo Buio. Lo hanno circondato, poi è scattato il blitz. Il quadrupede meccanizzato è stato scandagliato, setacciato, il sedile è stato ribaltato e da sotto è saltato fuori il mini arsenale. Adesso armi e bagagli sono sotto sequestro. I carabinieri hanno confezionato un pacco postale e lo hanno spedito ai colleghi del RIS di Messina, il reparto investigazioni scientifiche. Adesso pistola e cartucce subiranno l'esame balistico per accertare se hanno sparato e quindi se e dove sarebbero state esplose, svelando eventualmente altri reati.